Fiorentina-Roma purtroppo è un'altra di quelle partite, chiamiamole oscurate. Comunque Marcello Giannini ci telefona due righe: meritato in complesso il successo dei Viola, contrapposte le due zone, apparsa più lenta nella manovra la Roma e molto vivace la Fiorentina, sferzata forse dagli ultimi insuccessi. Föller è stato in panchina, non ha giocato, Pruzzo è entrato nel finale ma non è riuscito a trascinare Roma al pareggio, pur la Roma che avendo attaccato nel secondo tempo non è riuscito a tenere il pari. Desideri infortunato al quarto d'ora, questo ha influito sul gioco romanista, è stato espulso Contratto per un fallo di reazione e la Roma, pur essendo 11 contro 10, come è successo altre volte alla squadra romanista, in queste circostanze non è riuscita a raggiungere il pareggio. La Fiorentina l'ha difeso con molta accortezza, molto bello il gol dei Viola realizzato alla fine del primo tempo da Baggio al volo su passaggio di Chiara, tiro forse sfiorato da Collovati, comunque bellissima l'esecuzione di Baggio.